Durante l'ultimo appuntamento della vita in diretta, con il suo appello, l'ospite ha fatto commuovere tutti, anche Alberto Matano. Per Matano è stato difficile trattenere l'emozione davanti ad una storia simile. Quanto accaduto è davvero dell'incredibile. Il protagonista della vicenda è un volto celebre del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Marcello Cirillo. L'artista ha recentemente rischiato la vita in un terribile incidente stradale. In collegamento con Matano ha ripercorso quanto accaduto, spiegando che i suoi soccorritori non si sono tirati indietro nonostante il pericolo che hanno corso per salvarlo. I soccorritori sono stati 3 ragazzi. Al momento Cirillo è alla ricerca del 3° ragazzo che senza pensarci 2 volte ha rischiato la sua stessa vita per soccorrere. Se stai vedendo la vita in diretta di Matano, contatta la redazione perché io vorrei abbracciare, vorrei andare a pranzo, stare con voi un po' e ringraziarvi, ha affermato il cantante, che ora vorrebbe solamente dire grazie di persona a chi lo ha salvato e, perché no, festeggiare insieme ai suoi soccorritori. L'auto di Cirillo si è scontrata contro un furgone Iveco. La Smart è stata trascinata lungo la strada per 200 metri per poi ribaltarsi e finire su un fianco. Cirillo, dopo essere stato salvato, ha dichiarato in un tweet: «Sono vivo per miracolo, sotto shock, ma illeso».